Ciao, Missy ha allestito un po' di attrezzatura fotografica perché vogliamo fare una prova insieme. Ah, proprio davanti? Va bene. Dietro Missy c'è questa attrezzatura fotografica che sono dei tubi di prolunga e gli anelli di inversione. E voglio fare questo test, questo esperimento, questo confronto perché spesso mi viene chiesto quale sia dei due il sistema migliore per avvicinarsi alla macrofotografia. Ecco, secondo me sono i tubi di prolunga, chi ha già visto i miei video già lo saprà. Però diamo comunque una chance a quest'altro sistema che è rappresentato dagli anelli di inversione. Poi a fine video facciamo pro e contro anche con le foto davanti, insomma. Benissimo, non ci resta che scattare. Andiamo perché ho preparato un set. Vieni, vieni. Eccoci qui. Allora, ho allestito questo trespolo dove ho messo la Canon, questo ring light per macro, il telefono che mi serve per registrare lo schermo della fotocamera perché ti metterò le immagini in sovraimpressione, il telecomandino per lo scatto, la guida, questa qui, la slitta per la macro, e un'orchidea appunto, e questi tubi di prolunga e gli anelli di inversione. C'è da fare una piccola precisazione, eh? A me i tubi, gli anelli di inversione stanno antipatici, però sto utilizzando questo tipo che è di tipo semplice. Altri, faccio questa premessa, poi capirei perché vedendo il video, altri riportano addirittura i contatti, quindi si montano sì davanti all'obiettivo, però c'è una seconda parte che va innestata nel retro dell'obiettivo e che quindi va a riportare i contatti proprio sulla fotocamera e permette di utilizzare il diaframma e via discorrendo. Però costano un po' di più, io sto vedendo in questo caso tubi di prolunga del costo di circa 16-17 euro e 12-10 euro per gli anelli di inversione, quindi ci teniamo su prodotti sulla fascia di prezzo, ecco il paragone, quindi ci tenevo a fare questa piccola premessa. Vabbè, tornando a noi, io inizierei, se sei d'accordo, a montare. Se non sei d'accordo scrivimelo in un commento, ma ormai è tardi. Se vuoi fare le cose in diretta puoi farlo perché sto su Twitch, trovi il mio canale in descrizione. Vabbè, iniziamo, prima che mi perdo come al mio solito, con il tubo di prolunga e il 50 mm. Vediamo cosa accade. Io ho già predisposto il 50 con l'anelletto per fissarci il ring flash, questo qui. E montiamo tutti e tre i tubi di prolunga, di questi te ne ho parlato in un video dedicato appunto a questo fantastico oggetto, questo accessorio per avvicinarsi al mondo della macro. Ok, perfetto. E voilà. Accendiamo il tutto. Ok, ora qui non vedo niente, perché non vedo niente? C'è il tappo? No. Allora abbiamo l'applicazione, così ti metto in sovraimpressione in teoria quello che la camera vede, se vede. Mettiamoci qui all'altezza del fiore, forse è meglio che anch'io mi metto di qua. Allora, non capisco perché. Ah, eccoci qua, ci siamo. Pensavo di dire Houston, abbiamo un problema, ma si è risolto. Allora, qui ho il 50 mm, un'ottica che facilmente abbiamo nel nostro corredo, ma potrei anche aver utilizzato 18-55, qualsiasi cosa, insomma. Ed ecco che intanto avvicino l'orchidea in un punto medio, ecco, diciamo che può essere questo. E adesso vado ad agire con la slitta. Ovviamente questa è una slitta economica, quindi i suoi movimenti sono abbastanza ferrosi, però il suo lavoro sporco lo fa. Ecco qua. Allora, 50 mm con i tubi di prolunga. Vediamo un po' di fare uno zoom digitale giusto per capire. Stiamo mettendo a fuoco, chiudiamo un po' sto diaframma, abbassiamo stiso, aumentiamo i tempi, uso il tasto di anteprima profondità di campo che è presente qui davanti su questo modello,
e vado a scattare. Guarda le micro vibrazioni comunque, pure che, ecco. E ho fatto questa foto qua, che c'è qualcosa che non cosa. Vabbè, tanto non guardare la composizione e altri dati, perché qua stiamo vedendo giusto l'effetto a confronto dei due sistemi, quindi è una bella curiosità che avevo e la voglio togliere, insomma, ecco. Mica è facile, eh? Ma qua si vedo, no, perché reflex. Dai, mazza, oh. Sei antipatica, eh? Orchidea, no, non è orchidea, antipatica. Ecco qua, fermi. Ecco qua. Ora usiamo lo stesso obiettivo, senza ring light, perché purtroppo non ha l'innesto, perché viene girato al contrario l'obiettivo, vabbè, con l'anello di inversione. Vediamo cosa succede, vediamo cosa accade. Anzi, io lascerei quasi nella stessa posizione. Intanto c'è Pluriel che vuole dire la sua. Vieni qua, vieni qua. Eccolo qua. Allora, cosa vuoi dire, Pluriel? Vuoi provare anche tu a scattare? Vai. Allora, grazie per aver interagito con noi, Pluriel. Adesso spengiamo questo coso. Lo possiamo anche togliere momentaneamente. Io spero di non stare davanti, ragazzi. Facciamo che passo qua dietro, eh? E prendo, io devo smontare il mio 50 mm. Riattappo questa perché non si sa mai. E poi arrivo, eh? Adesso arrivo che trovo quello giusto. Così ti faccio vedere, ecco. Allora, praticamente si avvita proprio nella filettatura, quella dove di solito mettiamo i filtri. Così funziona un anello di inversione e quindi riporta la baionetta nella parte opposta dell'obiettivo. Cerco di parlare distante perché non vorrei far arrivare delle microparticelle, ecco, del mio parlato sulla lente posteriore. Va bene, quindi che vado a fare? Vado a montare l'obiettivo al contrario. Anello di inversione, ecco, si chiama così proprio per un motivo specifico. Vediamo adesso la differenza. Ok. Ah, ovviamente per montare un sistema del genere bisogna fare in modo che l'otturatore possa essere rilasciato anche senza la presenza dell'obiettivo, e questo può essere fatto nelle impostazioni. Allora, vediamo un po', non capisco se qui è tutto buio perché è tutto buio. No, perché praticamente, perché non mi leggi? Perché non ti vedo? E no, c'è qualcosa che non cosa. Vediamo che cosa che non ha cosato, ragazzi. Forse è l'HDMI. Questa cosa mi serve per farvi vedere quello che io sto vedendo in diretta, più o meno in diretta, insomma, contemporaneamente. Ma se non lo fa, dai. Di solito, oh, ecco, ci siamo, ecco qua. Per un attimo l'ho visto, benissimo, eccolo qua. Registro. Allora, ecco, quindi con l'anello di inversione e il 50 mm. Cercherò anche di fare una luce abbastanza decente, però ripeto, è sempre una questione di test e non di voler fare la foto del secolo, di confronto. Oddio. Allora, come accennato, il diaframma è pari a zero, perché io qua non ho il controllo della profondità di campo del diaframma e niente. Magari con l'anello di inversione, che riporta i contatti anche davanti per poi riprendersi e portarli sull'innesto della baionetta dell'obiettivo, allora lì posso anche controllare il diaframma. Però aumenta il costo e diventa un paragone inutile, a mio avviso. Ma poi a me piacciono tanti dubbi di prolunga, non so perché. Sì, stavo a fare zoom qua, in realtà è questo il display. Non è a fuoco. Lo prendo un accendino e gli do fuoco. Dopo questa battuta,
Penso puoi anche lasciare un commento senza insultarmi troppo. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Scattiamo appena. Vediamo, eh. Allora. Ok, già dalle mie difficoltà a mettere a fuoco si può capire che utilizzare un anello di inversione, già la macrofotografia, o comunque quello che si avvicina ad essere la macrofotografia, è abbastanza complicato perché si riduce la profondità di campo. Però con gli anelli di inversione, a mio avviso, il gioco si complica ancora di più. Ok, e vabbè. Questo è un esperimento che abbiamo fatto col 50 mm. Adesso ho preparato anche il 24 mm. Perché voglio fare questa prova su due obiettivi differenti? Perché da un lato abbiamo i tubi di prolunga che la maggior parte dei produttori consigliano di utilizzare su obiettivi che partono con una focale da 35 mm in su. Mentre i produttori degli anelli di inversione, non tutti, ma comunque almeno quelli di cui ho letto informazioni, consigliano di utilizzare obiettivi che vanno grandangolari, ecco, per esempio dai 24 mm indietro, ma anche un po' di più, insomma, sotto, al di sotto dei 35 mm. Non chiedetemi perché, ma la struttura, insomma, funziona in questo modo. Allora, quindi io qua spengo. Andiamo a fare la stessa prova con gli anelli, con i tubi di prolunga montati sul 24 mm, però sto 24 mm, io già ho fatto le mie prove, naturalmente, mi richiede l'anello di inversione il più corto possibile, perché se io vado a montarli tutti e tre dovrei entrare con l'oggetto dentro la lente, proprio dentro l'obiettivo. E ho provato sia questo intermedio, questo grande, alla fine l'unico che mi permette, ti faccio vedere adesso, di fare macro con 24 mm è questo più piccolino. Nonostante sia il più fino, il più sottile, quindi quello che riduce ulteriormente in questo caso meno la distanza, perdonami, che riduce meno la distanza minima di messa a fuoco, nonostante questo vedrai che appoggerò letteralmente il fiore sulla lente, perché oltre non, se no non riesce a mettere a fuoco. Allora, smonto questo, lo tappo subito, non mi piace tenerli così, almeno la lente posteriore. Poi vado a montare quest'altro. Ok, mi riaccendo la camera. A questo punto posso anche riutilizzare il ring flash, questo qua. Di questo e anche di altre cosine che sto utilizzando ne parlo nelle puntate di Cose Fighe per gli appassionati di fotografia. Poi c'è anche una puntata dedicata proprio agli accessori economici per avvicinarsi alla macrofotografia. Nel caso io ti lascio tutti quanti i link in descrizione. Poi fammi sapere in un commento se e quali di questi prodotti magari tu hai già visto. Ok, allora... Io chiedo anche scusa se ci saranno dei momenti in cui magari devo settare questo, eccetera, via discorrendo, però a me, come immagino e come già so, insomma, molti piace questo fatto anche di non mettere tagli, di vedere effettivamente quello che sto combinando per fare sta cosa. Allora, perché abbiamo questa cosa? Mettiamo il display live view perché voglio registrare, eccolo, con lo smartphone. Adesso abbiamo l'inquadratura, aumentiamo questa luce, abbiamo il diaframma chiuso a 80.000. Bene, allora avviciniamoci, devo avvicinare la pianta perché qui ho quasi finito lo spazio. Ecco qua, praticamente non so se si vede da lì, ma penso di sì, farò uno zoom al limite. Cioè io sto appiccicato letteralmente al fiore. Questo è perché è il 24 mm, quindi il 24 mm rende di più con l'anello di inversione. Ok, però intanto è giusto per dovere di cronaca fare gli esperimenti del caso. Avrei potuto mettere anche l'altro tubo di prolunga, ma sarebbe stato l'altra sezione intermedia, ma sarebbe stata troppo esagerata, cioè non avrei avuto modo di... Ecco qua, ma che è figo però, vabbè, questo è il tubo di prolunga, ma a parte la parte bruciata di qua, ma quello è in dettaglio.
E niente, proviamo a fare la stessa cosa. Ok, secondo me potevo anche mettere l'altra sezione del tubo di prolunga. Qualcuno, sono sicuro che qualcuno, se non lo faccio, mi dirà: ma dai, potevi farlo. Ecco, se non lo dici tu, lo dico io. Spengo qua e metto l'altro, sì, magari premo l'aletta giusta. Spingiamo anche qua e risparmiamo la batteria. Nonostante ho utilizzato delle batterie ricaricabili per i flash, però è sempre bene risparmiare. Allora, su questi modelli, tra l'altro, di tubi di prolunga economici, molti hanno paura che si blocchino. Allora, sono un po' più duri rispetto all'obiettivo normale, quindi si fa un po' più fatica. L'importante è che, se sentite che è un po' più duro, di non entrare nel panico, perché se entrate nel panico, e allora lì veramente si bloccano. Allora, un attimo che la mia Canon, devo fargli un aggiornamento del firmware, però facciamo così e riparte sempre, ma che te conosco. Ok, allora, light, aumentiamo. E qui abbiamo sempre il tubo di prolunga, però la sezione da 21 mm, quella intermedia. Andiamo a avvicinare, vediamo un po' che succede. Allora, praticamente l'anello diventa inutile, questo qua di luce, perché su questo tipo di fiore facciamo un laterale. Dai, vediamo questa parte laterale che può essere interessante. Ma non sto registrando, scusate. Ecco, adesso è partita. Adesso è partita e sto registrando anche per voi. Allora, facciamo una cosa così. Intanto ringrazio Mariella che ha messo a disposizione inconsapevolmente la sua orchidea. Dopo che avrà visto questo video, penso che mi ucciderà. Mi vedrete fare i video sul divano probabilmente. Ok, lasciamo questa foto, qui mi impegno un po', dai. Non volevo fare questo, mannaggia, mi piaceva. Vabbè, aspetta. Ecco, forse non tutti i mali vengono per nuocere. O non tutti i cuochi vengono per cuocere. Un'altra battutaccia in un solo video, fantastico. No, perché poi tra l'altro io sto usando lo smartphone per fare sta roba, eh? Mica è facile. Ok. Ma se io non mi voglio accontentare. Scusa, orchidea disposto un pochino delicatamente dei fiori, ma è soltanto per una questione di far vedere quanto sei bella. Aspetta, 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 fermati, non ti muovere, sorridi. Ma quel coso che io non riesco a mettere, mannaggia, a fuoco, no? Niente, ragazzi, ormai sono entrato in fissa che voglio mettere a fuoco quel riccetto, perché che succede praticamente? Non si sposta. Porella, la sto, guarda come ti sto maltrattando per fotografarti. Mariella mi ucciderà senza fotografarmi, forse fotograferà la scena del crimine, verrà fotografata. Ecco, alziamo un po' questo. Ok, un'orchidea da questo punto di vista mi piace, mi piace. Sto entrando in fissa con la macro, ragazzi. Basta, mi devo fermare perché sennò qua non facciamo altro nel video. Però è bella, dai, così. Dopo la faccio, dai. Adesso finisco il video, dopo faccio sta foto e magari la pubblico sul mio account Instagram. Allora, metto stop. Spengo. Rispengo pure quest'altro. E mica è facile, eh. Devo tenere tutto quanto sotto controllo qui. Ok, perfetto. Tutto con una leggera dislessia. Ok. Ora, l'anello di inversione sul 24 mm. Quindi mi vado a smontare il supporto per agganciare l'anelletto. Tutti questi anelli, sti cosi qua, un briaco prima o poi. Ok, perfetto. Ad esempio, un'altra cosa importante, tanti di, ecco, gli accessori economici, che può cambiare. Ad esempio, questo qua, se tu non svidi fino in fondo, ma non solo questo, se non svidi fino in fondo e bene l'anelletto qua, non lo sfili, tanti pensano che sia bloccato. Dicono: oh mio Dio, si è bloccato perché non vale niente, costa poco. No, perché devi svidare a fondo, c'è un perno proprio di sicurezza.
ma ce l'hanno anche quelli professionali, però magari hanno in più altri sistemi che ti permettono, che diciamo hanno un po' una sensibilità, e quando riconoscono che qualcuno va nel panico, insomma, ecco, sbloccano. Vabbè, smontiamo sto robo. Ecco qua, questo. Io te ti tappo perché non si sa mai. Ragazzi, non troppo inciampo col filo del microfono e lo strappo, tra l'altro. Montiamo l'anello di inversione. Poi a fine video io ti dico anche perché non apprezzo molto gli anelli di inversione. C'è un altro motivo, oltre a quello che la versione economica non riporta il diaframma. Anche allo stesso modo, anche i tubi di prolunga che hanno che non hanno i contatti per dirci bacco, mi sono legato sono riuscito a legarmi con l'accio delle scarpe al filo, ragazzi. Mi sa che è ora che compro un microfono wireless, perché sennò qua, per venirvi incontro, datemi una mano, usate i miei link per l'acquisto, così Amazon mi dà una piccola percentuale, a voi non cambia nulla, e con quella percentuale mi comprerò un bel microfono wireless. A voglia a te, però vabbè. Torniamo a noi. Abbiamo montato il 24 mm con l'anello di inversione, perfetto. E cioè, io così per fare un video oggi è andata sta maniera, ma quando faccio le dirette su Twitch, che succede? Scopritelo. No, lì dai, siamo un po' più seri, più lineari, perché poi c'è un'ora sola. Ok, facciamo questo scatto. Pam. Stesso discorso, ho un po' di difficoltà perché non posso controllare il diaframma, però col 24 mm e l'anello di inversione rispetto al 50 mm, aspetta che poi non ho manco premuto rec qui, yuhu, eccolo, adesso ce l'hai in sovraimpressione. Quello che sto facendo, ragazzi, non è proprio uno spettacolo, però io sono convinto che aiuterà a capire un po' le differenze, o perlomeno a passare un po' di tempo insieme a me. Ok, allora diciamo che facciamo una foto così, va, chi se ne frega adesso. Ok, e questa qui praticamente è la foto fatta con lo schifo di anello di inversione che io odio dal più profondo del mio cuore, e confrontiamola con questa fatta al volo, sempre con i tubi di prolunga. Ok, ho voluto fare questa comparazione perché mi veniva spesso chiesto, Valerio, ma non ti legare, ok, Valerio, ma spengo qua, qual è secondo te il sistema migliore, i tubi di prolunga, l'anello di inversione? Ecco, spero che con questo video di averti fatto capire, però intorno a un certo budget, qual è la soluzione migliore, ed è secondo me tubi di prolunga con i contatti riportati. Se vuoi l'anello di inversione, o devi avere uno di quegli obiettivi tipo quelli che fanno Fuji, Film, Artisan e via discorrendo, che hanno la ghiera per il controllo del diaframma manuale, come gli obiettivi, diciamo, quelli vintage, che quindi vai a girare sta ghiera e si chiude o apre il diaframma. Allora in quel caso questo tipo di anello di inversione già va bene, perché chi se ne frega della messa a fuoco automatica, in macro serve poco a niente, non parliamo della stabilizzazione, quindi i contatti in quel caso non ci servirebbero tutto sto granché. Ok, nel caso invece vuoi utilizzare degli obiettivi come questo 24 mm 50 classici, cioè che sul barilotto hanno soltanto al limite, se sono focale variabile, la ghiera per lo zoom e la ghiera per la messa a fuoco, come hanno questi fissi, i prime. Ecco, in quel caso io ti consiglio o i tubi di prolunga con i contatti, o se proprio vuoi sperimentare un anello di inversione, devi prendere, ti lascio il link in bio, quelli che hanno anche il doppio anello, cioè uno che va da una parte e uno dall'altro che va a recuperare i contatti. Però a quel punto non lo so quanto sia utile. Allora, perché a me non piacciono poi sti cacchio di anelli di inversione? Te lo spiego subitamente. Se tu fai caso, la parte, quasi tutti gli obiettivi hanno diciamo questo anello più interno, questa sezione interna che si muove, perché è proprio un meccanismo che permette poi a mettere a fuoco o lo zoom nelle focali variabili. Allora, questa parte qua, se noi la sollecitiamo troppo, rischiamo di mandarla fuori asse. Ok, quello che abbiamo in mano può essere un obiettivo che qualcuno può considerare un tappo, costa poco, quello che ti pare,
ma è uno strumento scientifico di altissima precisione. Basta un micro millimetro fuori asse e la messa a fuoco non funzionerà più bene. Quindi se noi andiamo a mettere una volta, due volte, tre volte, quattro volte, usiamo spesso questo anello di inversione e comunque poi diciamo capita meno con obiettivi così leggeri, ma obiettivi un po' più pesanti può capitare ancora di più, andiamo a fare una sollecitazione per la quale l'obiettivo non è stato costruito e progettato. Ecco, questo era un punto di vista che ci tenevo a confidarmi. È come quando appoggiamo la fotocamera lasciando l'obiettivo sul tavolo. Quella è un'altra cavolata che bisognerebbe evitare di fare, a meno che non abbiamo obiettivi, ripeto, particolari che non hanno la parte che si estende, insomma, viva, diciamo, che può essere appoggiata. Ma ci torneremo magari parlando in un live, vediamo un po'. Ok, io spero di aver fatto un po' chiarezza su questo argomento, spero di averti portato, oltre che tenuto un po' compagnia, e grazie che hai tenuto a tua volta compagnia a me guardando il video, spero di averti portato un po' di chiarezza in più se tu mai vuoi avvicinarti al mondo delle macro senza dover rivendere organi interni e quindi comprare obiettivi molto costosi. Ok, e è essenziale, insomma, sperimentare prima con un budget ridotto. Io ti invito a lasciare un like, un bel commento, non so se si è notato che c'è stato qualche poltergeist felino che ha aperto la porta, non so, che qualcuno si sarà preso pure la maniglia, non lo so, ho sentito dei rumori strani, poi me lo rivedrò in fase di montaggio e poi insieme a voi quando verrà pubblicato su YouTube. E niente, buona luce, iscriviti al canale attivando la campanella se non l'hai già fatto e fai belle foto, ciao!